Il videoseminario di Giorgia Sitta è ora interamente disponibile al link che trovi sotto il video nell'info box. Nella coppia è importantissimo, perché mi è capitato anche a me tantissimi anni fa, quando erano i miei primi anni di ricerca. Nella coppia di solito uno dei due lavora su di sé. Difficile incontrare tutti e due che lavorino su di sé, delle volte anche molto peggio se tutti e due lavorano su di sé, perché poi vedremo cosa succede. Ma succede che uno dei due lavora e invece che cambiare diventa un teorico della coppia, cioè spiega all'altro come si dovrebbe essere in coppia, e quindi la coppia invece che migliorare precipita. Quindi quello che dico sempre è: non è importante, poi vedremo il perché della comunicazione, non è importante dire al proprio compagno o alla propria compagna dovresti comportarti così, ma è metterlo in atto, che è ben più difficile. Ci siamo come introduzione? Bene. Allora, come ci innamoriamo? Secondo la psicologia esoterica, e poi Jung ha confermato questo, noi siamo composti, tutti noi, da un maschile e da un femminile. Nelle donne il maschile è inconscio, negli uomini è inconscio il femminile. Dentro al maschile delle donne sono contenuti tutti gli dei archetipici, che sono 8. Dentro al femminile degli uomini, sempre nell'inconscio, sono contenute tutte e 7 le dee archetipiche. Adesso le dobbiamo andare a vedere, perché dobbiamo capire il casino che facciamo quando ci innamoriamo. Allora, proviamo a fare un esempio quotidiano e poi dopo vediamo come si lavora. Esempio quotidiano, vado con i nomi degli archetipi e ve li spiego un po' veloci. Io ho Dioniso, attivo nell'inconscio. Dioniso è l'archetipo figlio, quello molto affascinante perché è il poeta, l'artista. Io uomo o io donna? Io Giorgia ho nel mio maschile Dioniso, vi faccio un esempio, che è appunto l'archetipo del ribelle guerriero, ma dell'anarchico, del rivoluzionario a parole, quello che farebbe tutte le rivoluzioni, il poeta, l'artista, quello che si fa le canne dalla mattina alla sera, quello che va nei centri sociali, che scrive cose meravigliose e poi non ne concretizza uno, l'irresponsabile, quello che viene chiamato anche l'eterno Peter Pan. Io mi innamoro di lui. Mi innamoro di lui, quindi cerco proprio quest'uomo qui. Lui però magari ha pure Mercurio. Mercurio è il dio della comunicazione, anche lui è un dio irresponsabile, è un dio fanciullo anche lui, poco stabile nelle relazioni, grande comunicatore, di solito come lavoro i Mercuri lavorano o nella comunicazione o fanno viaggi, insomma i lavori dove si viaggia tanto. Quindi io mi trovo uno che di sera è Dioniso e di giorno è un commerciale che gira per mezza Italia. Disastro. È un disastro, perché io, non avendo attivo Mercurio, finita la fase dove la sessualità è forte, io dopo mi concentro sul fatto che lui non c'è mai. E quindi anche se mi scrive delle poesie meravigliose alla sera quando c'è le canne, le birre, tutto poetico e meraviglioso, però poi sparisce durante il giorno, magari sparisce anche per 2 o 3 giorni, perché Mercurio si dilegua. E quindi io dopo mi arrabbio con Mercurio, continuo a rimanere attaccata morbosamente a quel Dioniso che c'è magari alla sera quando ci vediamo. Però mi arrabbio col Mercurio quotidiano che lui tira fuori magari nel mondo del lavoro e sparisce. Poi quando torna lo fa con delle poesie, con dei fiori meravigliosi, con dei colpi di scena stratosferici, e poi risparisce perché viene fuori la parte Mercurio. È un po' più chiaro adesso che cosa significa? Tradimento. Oppure potrebbe avere anche Apollo. Quindi ha il mio archetipo Dioniso, ma manifesta Apollo. Cosa significa manifestare Apollo? Che è super ligio. Cioè io l'ho scelto perché è un alternativo, mi ritrovo uno in giacca e cravatta la mattina, che questo va nei centri sociali con i pantaloni rotti, gli anfibi, le magliette
mezze strappate, poi la mattina si trasforma in Apollo e diventa rigido, le regole, bisogna rispettare tutto, bisogna far per bene, un po' scisso, perché capite che è un po' scisso, però. Però ce ne sono, ce ne sono tanti. Se sono stata 3 anni abbandonata perché la mia mamma se n'è andata di casa e sono rimasta sola col papà e mi ha cresciuto il papà, è normale che intorno ai 30-40 anni, o anche prima, avrò probabilmente delle amiche che costantemente mi abbandoneranno per andare con altre persone. Avrò dei titolari o dei capi che mi rifaranno rivivere costantemente questa ferita. La coppia è il regno assoluto di tutto questo. Nella coppia costantemente tocchiamo le ferite reciprocamente. Basta una mezza parola di lui, e delle volte basta anche uno sguardo, perché si riattivi una ferita. Basta lo sguardo di sufficienza di lui che mi fa rivivere la sensazione di essere inferiore. Lui non ha neanche parlato, è bastato lo sguardo che ha riattivato nel mio cervello limbico quell'emozione di insufficienza. Basta che lei mi faccia sentire rifiutato che io rivivo, tutto questo avviene nell'inconscio, in quel 90% di inconscio che vive in noi ogni giorno. Quindi... Il video seminario di Giorgia Sitta è ora interamente disponibile al link che trovi sotto al video nell'info box.